Siamo andati a casa di Bruna Tedeschi, una maestra della cucina ebraica romana, per farci insegnare come si fanno i carciofi alla giudia, ma con i carciofi quelli semplici del mercato, non con quelli romaneschi che sono più grandi e tondi, con quelli proprio semplici del mercato. Andiamo a vedere. Prepariamo i carciofi alla giudia. Come si pulisce il carciofo? Si chiama intondo. E quindi? E quindi, ecco, adesso comincio a farlo vedere. Coltellino ricurvo. Ah, gobo. Carino, vedi? Queste le signore ebree ce l'hanno tutte. Le signore ebree. Si comincia dal basso verso l'alto. Diciamo che questa è una lezione di come si pulisce il carciofo. Ecco. Levare le foglie, non... levarle senza pietà, pure qui, perché più foglie si levano e meno uno poi dopo mangiando sputa, anzi non si deve assolutamente sputare niente, ecco qua. Si levano. Quindi poi, più si toglie è meglio. Sì, più si toglie meglio, fino a che non arriva. Adesso si prende il carciofo, si intacca la parte più bassa e si comincia a tagliare così, in tondo si chiama. Sì. Eccolo qua. Sono giù. Vedete che non sono proprio tondi questi qui, capito? E allora non vengono bene come... Non sono proprio quelli romaneschi che no, sarebbero quelli... No, non sono quelli... affatto i romaneschi, perché per i romaneschi bisogna aspettare verso marzo, aprile, allora è il carciofo romanesco che si fa alla giudia. E per poi... esempio, bisognerebbe lasciarci un pezzettino di gambo per fare il fiore, questo non si può lasciare il pezzetto di gambo, perché alla fine verrebbe che il gambo è più pesante della testa del carciofo. Certo. E allora... questo si fa così e si mette, ecco, passiamo un po' di limone per non farlo annerire, vero? Sì, certo. Abbiamo già messo dentro quest'acqua del limone spremuto, sì. Mezzo limone, acqua acidula, capito? Quelli alla giudia sono due volte questi, sono così grossi, allora tu ci puoi lasciare il pezzo del gambo, ci puoi lasciare tutto e che si aprono come fiori. Leviamo questo, eccoli qua. Non lo dovessi perdere. Scoliamo bene i carciofi. Sale e pepe in un piatto. Mischiamo. E però io ti devo far vedere una cosa che faceva mia madre. Allora prendiamo questo carciofo, lo apriamo all'angolo. Con l'angolo del tavolo. L'angolo del tavolo. Queste sono tutte mosse antiche. Certo. Si apre un pochino al centro e poi si sbatte sull'angolo del tavolo. Ah, carino questo. Sale e pepe dentro, nel cuore. Abbiamo condito anche i gambi un pochetto, no? Sì, sì. Bene. Abbiamo messo dell'olio in padella, no, abbondante. Abbondante, eh? Abbondante. Avanti, tanto è più piccoli, però... Con questi cadenti vedi dentro se il cuore no, è cotto? Niente. È ancora duro, eh? Sì, è duro. E mica ce l'ha, vedi quella grande. Certo. Quindi con uno stecchino di legno si infila dentro. Però adesso mi comincio a cucinare sul lato. Questa è la posizione numero 2. I gambi intanto si sono fatti. E quando sono staccati si fanno prima? Ah, con due forchette lo apri. Okay.
con lo stuzzicadenti andiamo dentro fino a che il cuore è morbido, giusto? Sì. C'è un sederino ancora duro. C'è un bel bastoncino, di bello, vedi? Bastoncino di carino. Io direi a vivo questi bastoncini, eh? Vedi, 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 è duro ancora. Adesso poi devo riscolo meglio. Un botto li metto su un'altra carta, capovolti. Il cacciavo per oggi si può fare anche in due tempi. Sì, dì. Io questa sera lo farò in un tempo solo, perché essendo troppo piccolo, essendo piccolo, non essendo il vero romanesco, non c'è bisogno di farlo in due tempi. Ma quando faremo il vero romanesco vi farò vedere prima tutti i carciofi tutti fritti, poi rimessi tutti quanti in padella, schizzata l'acqua sopra, che si apriranno come le foglie, si apriranno come un fiore. Però questo si può fare solo col carciofo romanesco, che è grosso. Vero. Vero. Questi si mangiano con le mani. C'è l'audio. Buonissimo. Ah, con le mani. Ma è solo carciofo. Si staccano i pezzetti. Le foglie. Ah, bella questa. E com'è? Che dici? Dunque? Posso mangiare? Ah. È squisito. Le scritture segrete di Bruna, carciofo alla giudia. Come le scritture segrete?